Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video dell'informazione comunale del venerdì. Partiamo immediatamente con i dati della pandemia Covid. Ad oggi i positivi sono 109, stiamo continuando a scendere e vediamo di migliorare sempre di più. Come vedete, da qualche mese stanno procedendo i lavori di sostituzione dei lampioni dell'illuminazione pubblica. Si tolgono quelli vecchi con le lampadine e vengono messi quelli a LED. Da qualche settimana sono comparsi anche due attraversamenti pedonali illuminati, uno in via Cadorna e uno in via Zara. Vi dico fin da subito che non saranno gli unici due attraversamenti pedonali in questo modo, ma ne saranno creati degli altri. Ieri era 10 febbraio, il giorno del ricordo. L'amministrazione comunale quest'anno, come lo scorso anno, ha fatto semplicemente un post online sulle pagine Facebook del comune. Questo perché, non per mancanza di volontà, ma semplicemente perché la pandemia e tutte le regole ci impedivano ancora di fare eventi all'aperto. Per il prossimo anno, visto che la situazione sembra che vada migliorando, faremo qualcosa di più importante per rendere più solennità a queste giornate, non solo al giorno del ricordo, ma anche a quello della memoria e a tutte le feste nazionali. Passiamo agli appuntamenti della settimana. Domani sabato in via Patrioti apre lo spazio Optimum con la mostra dedicata alle maschere. Martedì 15 febbraio alle ore 21, anche qui in diretta streaming sotto il link che trovate qua sotto, la prosecuzione del Consiglio Comunale. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, una buona giornata e al prossimo video.